abbiamo anche un ospite in più. Patrizia, ci racconti di chi è questa bellissima poesia crepuscolare, se vuoi definirla così? Allora, questa poesia è di Nino Filia, che fu poeta, ci lasciò due raccolte che sono Canti brevi del 1909, lo stesso anno della prima commedia, La zingara, e poi dopo la sua morte in guerra nel 1917, l'anno dopo, nel 1918, furono pubblicate le sue poesie inedite, molte delle quali erano rimaste incomplete, alcune se le era portate al fronte, furono disperse, quindi diciamo che si raccolse quello che c'era. E quest'opera di raccolta fu fatta da Renato Simoni, che curò la pubblicazione, scrisse la prefazione del libro, che fu pubblicato appunto nel 1918 a Milano, intitolato Gli Orti. E questo è anche un dato che può farci riflettere, perché Renato Simoni era uno dei più famosi autori di teatro italiani, era direttore critico teatrale della Lettura del Corriere della Sera, e l'anno dopo, nel 1919, sarebbe stato lui a dare a Giacomo Puccini l'idea della sua ultima opera, anch'essa rimasta incompiuta, e cioè La Turandot. Tra l'altro non solo diede l'idea a Puccini, ma fu anche il librettista, quindi con Giuseppe Adami scrisse le celeberrimi parole del Nessun Dorma, che soprattutto con Pavarotti hanno fatto il giro del mondo. Questo anche per dare un piccolo accenno della considerazione in cui era tenuto Filia all'epoca e anche del circuito culturale in cui era inserito, anche perché l'operetta Dio Giovinezza fu pubblicata dall'editore musicale Sonzogno, che era uno dei massimi editori di opera italiani, c'erano lui e Ricordi, cioè, loro due si spartivano il mercato mondiale dell'opera italiana. Diciamo che l'episodio, anche per entrare nel vivo di Dio Giovinezza, ci sono molti episodi, perché poi fu un successo così fulmineo che rese i due studenti delle celebrità dall'oggi al domani, e fiorirono gli aneddoti, ma molti sono anche veri. E una cosa particolare fu ad esempio come nacque l'operetta. Appunto, Addio Giovinezza come commedia ha fatto il giro d'Italia, non in bicicletta, comunque è stata rappresentata in tutti i teatri italiani, ha avuto questo grandissimo successo, e nel 1914 un giovane compositore albano, che era Giuseppe Pietri, aveva l'età di Camasio, vide Dio Giovinezza a Milano e ne fu folgorato. Gli venne l'idea di farne un'opera o un'operetta. Andò a parlarne con Sonzogno, e Sonzogno lui non era del parere, perché comunque si trattava di una trama tenue che secondo lui non poteva sostenere un'opera, e neppure un'operetta, era molto negativo su questo fronte. Però Pietri ci credeva con tutto se stesso, e si mise all'opera, scrisse tutta la musica. Poi andò da Sonzogno a Milano a presentare la musica, a tentare la fortuna, e Sonzogno non c'era, e tutti i vari impiegati gli dissero che era fuori, che era andato in vacanza, che non era reperibile. Però ci fu il più anziano degli impiegati della casa musicale che così si impietosì un po' di questo giovanotto, e gli disse sottovoce che Sonzogno era andato in vacanza in Svizzera, a Losanna, gli disse il nome dell'albergo e gli disse tutto. Lui, che aveva fretta, perché era convinto, non aveva nemmeno tanti soldi in tasca, con soldi del biglietto, è partito, andato in Svizzera, ha trovato Sonzogno, gli ha fatto sentire la musica, e Sonzogno è stato convinto e ha detto: la pubblichiamo. Tra l'altro l'aria principale fu lodata da Giacomo Puccini, che disse al Pietri, anzi suonandola lui stesso al pianoforte di casa sua a Torre del Lago, disse al Pietri che sarebbe stata un'aria degna di un'opera anziché di un'operetta. Quindi fu un grande complimento. E questa operetta finalmente fu, insomma, rappresentata a Livorno, al Politeama Goldoni nel 1915, anche lì con varie vicissitudini, perché la compagnia non era all'altezza delle aspettative di Pietri, che prese a schiaffi il direttore d'orchestra, insomma, successe un po' di cose, però anche l'operetta in cui fu innestato la musica del Gaudeamus Igitur, che è l'inno internazionale degli studenti universitari della Goliardia, ebbe un grandissimo successo.
E poi ci furono altri episodi. Per il resto, diciamo solo al nostro pubblico, per concludere il discorso, per fare capire l'importanza di questa commedia, di questa operetta, che oltre a tutto quello che ha detto Patrizia, ha avuto anche una ribalta cinematografica, nel senso che ci sono stati ben 4 film in cui questa vicenda è stata narrata, in particolare quello diciamo più famoso e anche più recente, risale al 1940, del regista Ferdinando Poggioli, con due dive assolute dell'epoca, che erano Maria Denis, che interpretò il ruolo di Dorina, e Clara Calamai, che interpretò quello di Elena. Più recentemente è stato anche per 2 volte riproposto come sceneggiato televisivo. Ovviamente, come dire, avvicinandosi ai nostri tempi, certe tematiche si sono un po' perse nel tempo, però dimostra veramente la valenza di questo testo. Detto ciò, volevo aggiungere solo 2 cose, una internazionale e una locale. Perfetto. Quella internazionale è che appunto Dio Giovinezza fu rappresentata già nel 1916 in Francia, a Parigi, in Spagna, in Russia, in Sud America, in Australia, e quindi diciamo, fu composta una canzone che tutti i piemontesi conoscono, che è La celeberrima Piemontesina Bella. Piemontesina Bella fu composta da un maestro di Viano d'Alba, ispirata proprio alla vicenda di Dio Giovinezza, perché narra di uno studentino, il Valentino, studente in medicina, come il protagonista di Dio Giovinezza, che deve lasciare l'amorosa, però la ricorderà sempre. E quindi diciamo che è una vicenda che spazia dall'internazionale al locale, è stata un po' diciamo dimenticata, però ci siamo noi a ricordarla, e quando tornerà in auge, sarà di nuovo rappresentata in tutti i teatri, noi saremo lì. Bene, Patrizia, ti direi che di cose ne abbiamo dette tante, forse adesso è il momento che torniamo ad ascoltare qualcosa. Prima le signore e poi io vi seguo. Ti giuro, Nino, ha una luce negli occhi, una freschezza. Le ragazze di Torino non sono così. Sandro, sta diventando decisamente pesante. Le ragazze di Torino. Dai, che quando torniamo su ci mettiamo un bel frac e andiamo a tutti i ricevimenti. Vedrai che ti passano le voglie campestri. Penso già al giorno in cui dovrò allontanarmi dalla bella Torino. Il giorno più triste della mia vita. Torina di qua, Torina di là, mi hai stupato. Ne parli come se fosse una dea. Ma è una donna. Solo una donna. Le commedie romantiche, uffa! Noi siamo giovani e divertirci è un nostro diritto. Commedie romantiche? Sei un genio e potremmo prendere spunto per una nuova commedia. La nostra prima commedia è andata benino e ti confesso che il lavoro a 4 mani mi ha divertito molto. E allora forza, al lavoro! Oh, sì sì, mi viene già tutto in mente. Prima scena, dialogo d'amore tra Carlo, no, Carlo no, Umberto, no, Mario, sì, Mario e Dorina, per lei nessuno pseudonimo. E proviamo a immaginare una storia e vediamo se può funzionare. Sono fiducioso, e che ne sai, magari un giorno la pubblicheremo, diventeremo famosi. Su, dai, iniziamo, dove lo ambientiamo? Beh, Torino. E se i protagonisti fossero più o meno ragazzi della nostra età? Ma Dorina mi sembra tipo. No, Dorina no. Dovrebbe essere legata a Mario per qualche altro motivo. Vediamo un po', potrebbe essere... Ci sono la figlia della padrona di casa dove Mario è a pensione da studente. E fa la modista. Vada anche per la modista e poi... La scena inizia. Su, dai, scrivi. Mario e Dorina. Mamma di là. Niente, mamma. Dorina, te l'ho detto più volte. Non disturbare il dottore quando studia. Tra 2 mesi si prende la laurea. Oh, non è mica come fare un capellino, sai. Ma preparare la camera per la notte... Mi hai inciampato. Per questa volta la perdoniamo, vero, mamma Rosa? Vabbè,
Verranno i tuoi genitori il giorno della laurea? No, certo, certo. Mio papà vuole essere il primo a chiamarmi dottore. Ma sono 6 anni che la chiamano dottore. Ma non lo sono ancora. Come lei la chiama la signorina, ma non lo è ancora. Ma non sono di grazia. Una bambina. Sì. Ha ragione, dottore. A lavorare tutto il giorno cappelli e cappellini, Dorina è diventata incosciente come una bimba. E adesso prepara la camera al dottore, ma senza disturbare. Così sarei una bambina. Domanda per voi. Ma che dubbio si è capito, Dorina? No, lasciami lasciare. Tu mi vuoi bene? Ma certo, tu che alla mia laurea. È molto, 6 anni. 6 anni di duro lavoro. Ma come quel mio amico Carlo che studia la legge, non ha mai fatto nulla. Vabbè, sarà. Però io ti voglio bene sul serio. E per te farei di tutto. Sono 2 anni che non vivo che per te. Alla mattina, prima di andare al lavoro, vengo fino alla tua porta e ti mando un bacino. Ecco perché sono in paradiso. È il tuo bar. Non ti sembra un po' troppo sdolcinato? Ma no, ti dici. Ricorda che deve essere innanzitutto una storia d'amore. Dobbiamo far risaltare tutta la bellezza e la freschezza della mia Dorina. Sì, ma deve parlare anche di giovani, se no parla di interesse, di vivacità. Bisogna inserire dei compagni d'università. Ci vuole goliardia, Sandro. Se no va a finire che piace solo alle ragazzine e alle signore anziane nostalgiche. E vabbè, mettiamoci la goliardia e un gruppo di amici che va a trovare Mario e discorrono dei loro amori. Mettiamo a l'amico un po' tormentato e non riesce a trovare la sua donna ideale. E allora finge di averne una ricca che lo riempie di regali, mentre i suoi amici continuano a deriderlo. Però dai, l'amore idilliaco alla lunga stufa, annoia. Bisogna inserire un diversivo, un po' di pepe. Che ne dici di una donna del mistero che fa vacillare Mario? Donna del mistero? Ma è surreale. E poi è lampante che Mario è innamoratissimo. Non è il tipo che vacillerebbe. No, quando eravamo in tua, anche tu forse con una così cederesti. Senti, l'idea a grandi linee potrebbe essere questa. Allora, Mario lì sta studiando. Ti cadi. Non può entrare nessuno. Guarda, ora siamo completamente soli. Chiediti. Non abbia alcun dubbio. Qui nessuno la disturba. Nessuno la disturba. Oh, meno male che ho trovato lei. Ero inseguita da un uomo che non volevo mi vedesse. E appena ho visto la sua porta aperta, non ho pensato che nascondermi e sono entrata. Che penserà di me? Penserò che ha sbagliato piano. Io non conosco il suo nome, ma l'ho visto sovente, svelato come ora. Tu, per le scale, sì, devo essere sincero. Ho la persona che la attendeva. Ed ora lei è venuta da me e ha chiuso il studio. Ma stia tranquilla. Questo asilo è stato ormai. Anzi, anche pure lui. Ah, no? Ah, credo forse che io voglia conoscerla. Ah, no, via. Venga pure lui. Mi perdono. Sei arrabbiato con me? In verità, sono molto dispiaciuto. Perché? Beh, perché vedo che non posso vedere. Io arrivo sul fumore e non posso mirare il fiore. Ho appena intravisto le sue labbra. So che è bella. Lo sei. E poi gli uomini non mi seguono se sono brutti. E la sua voce poi? Le brutte non hanno una voce utile. Le belle invece parlano con altre figlie. Sì, anche quando piegano. Fanno tutto per fare. Vuole sapere se l'uomo che mi seguiva? Oh, sì. Mi seguiva. Sono venuta per curiosità.
passavo di qui, ho visto un pensiero e mi sono fatto sicchio di conoscerla. Ma quando sono arrivata qui davanti, mi sono spaventata pensando che era il vero a riguardo. E ho deciso di far finta di essere seguita. Ed ora non vuole nemmeno capire? No. Ora no. Questa sera vado a teatro e lì mi vedrà. Vado a Carignano e sarò il principale di tutti. Avrò un abito di seta nera e porterò dei fiori. Però mi giuro di non dire nessuno della mia vita. Carlo! Io ti amo! Chi è con lei? Che storia. Dorina scopre il tradimento vedendo la donna misteriosa e fa una bella furiata. E lui nega, come si addice a un uomo di rispetto. Comunque Mario ovviamente non va a teatro. Certo che ci va, aiutato dagli amici per giunta. E a teatro darà un nuovo appuntamento ad Elena. E così non vedrà più Dorina. E questo episodio? Cosa è successo? Niente. Il signor Pastore ha avuto una visita importante. Dorina, io ti avevo avvertita. Quel signore non è pane per te. Te lo devi togliere dalla mente. Ma stai bene? Sto bene. È solo un brutto momento. Tranquilla mamma, farò così, me lo toglierò dalla mente. Ma vedremo. Io adesso vado da basso, tu guarda la casa, mi raccomando. A questo punto credo che Mario un po' sarà impegnato con Elena e Dorina sarà adirata con lui. Certo, tanto più che Dorina e Elena si sono viste. Così vi facciamo lasciare un po', che so, per 2 mesi. Sì, sì, sì. Che lui non parte. E poi nel mezzo ci mettiamo lo sciopero studentesco e scriviamo dal cognato tra gli amici che hanno finito l'università. E prepariamo un bel lieto fine. Sì, tu, dai, scrivi. Dorina. Sono venuta a portarle. Dagli lei. Mia piccola donna. Mario. Ma cara, come sei stata buona a venire? Io ti aspettavo, sai? Sì, ti aspettavo. Non volevo più vederti, ma quando ho saputo che partivi me l'ho resistito. Ma poi hai fatto bene, piccola mia. Io partirò più contento ora che ti ho veduto. Lasciati, guardi. Sei stata la stessa. Sare, che avremmo potuto essere ancora più felici. 2 mesi. 2 mesi senza parlare. Così felice. Dorina, ma chi direbbe che siamo quegli stessi che un tempo erano così felici? Tutte le sere, tornando dal lavoro, guardavo i suoi clienti. Dorina, io parto, guarda. Tu penserai un po' a me. Io anche, sai. Sempre la mia Dorina. Non ti dimenticherò mai. Ti ricordi di quanti baci ci siamo dati? E la gente che ti guardava. E noi che non ci depuravamo. Io purtroppo devo andare via ora. I miei proverbi hanno così tanto per farmi iniziare. Io ora devo aiutare. Non andare via, Mario. Io ti voglio tanto bene. Sì, ma passerà, ti sentirai, Dorina. Sei felice, conoscerai un altro bravo giovane. Che ti sposerà, che ti verrà a sapere tutto quanto ti ho voluto io. Vai, scusi. Addio, mamma. Addio. Fai buon viaggio. Addio, no. Addio, amore. Sì. Sì. Addio, gioia. Addio, giovinezza. Addio. Nino, sveglia, ci siamo addormentati.
tardissimo, è tardi. È il finale, Sandro. Speriamo di avervi riportato un po' indietro nel tempo e di avervi dato qualche emozione. Ci direte voi se l'obiettivo è stato raggiunto. Noi ci siamo, penso, farà il nome di tutti, divertiti sostanzialmente. Speriamo che ciò sia avvenuto anche per voi. Questo era un appuntamento che rientra nella rassegna Inizio d'autore, che è nata quest'autunno, nella quale cerchiamo di riproporre iniziative culturali in qualche modo legate al nostro territorio. In generale, le nostre associazioni, cioè tutti quelli che sono coinvolti stasera, cercano di portare della cultura e delle iniziative significative a Lizza. Questo weekend romantico di San Valentino inizia qua, nel senso, non finisce ovviamente stasera. Devo ancora dire altro? Buonanotte. Grazie a te. Grazie, ovviamente, grazie al tempo, grazie a Massimo, grazie a Pasquale. Allora, grazie di tutto, noi abbiamo finito, ovviamente siamo qua, non scappiamo, se qualcuno vuole condividere, come dire, qualche ulteriore notizia, soprattutto Patrizia, come avete visto, delle cose da raccontare ne ha, noi stasera abbiamo cercato di vederla anche un po' a vaga, perché ne avrebbe detto anche di più, però, come dire, i tempi tecnici dello spettacolo erano questi. Noi ci auguriamo anche che le cose dette stasera possano, come dire, ridestare nuovi interessi su questi argomenti, e perché no, magari questi argomenti li riprenderemo in altri contesti, in altri momenti. L'importante ogni tanto è parlare. Grazie ancora.